Buonasera, buon venerdì per chi ci vede in prima battuta, buon fine settimana a tutti gli altri, comunque benvenuti e ben ritrovati. Respubblica Sicilia chiama Europa, quest'oggi in studio ha due primi cittadini. Uno è di casa in un certo senso, cioè il sindaco di Saremi, nonché segretario provinciale del Partito Democratico della provincia di Trapani, Domenico Venuti. Buonasera. Grazie sindaco per essere di nuovo qua. Grazie a voi. L'altro è un onore averlo, è un piacere, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che grazie sindaco per essere Grazie qui, a voi. che ha diversi altri ruoli, perché non se ne fanno mancare di camurrie, come si dice dalla nostra parte, di situazioni a cui badare i sindaci in generale sempre di più. Lui è anche il coordinatore dei sindaci del Partito Democratico ed è anche il presidente di ALI. Beh, Ricci, lo leggete, lo vedete un po' sulla stampa nazionale perché si sta davvero dando da fare nel rappresentare le esigenze dei sindaci del PD, certamente, ma mi sento di dire anche in senso lato. Apriamo subito le danze, è un argomento che ogni tanto abbiamo affrontato così en passant con il sindaco Venuti, ma stasera ho qua il sindaco Ricci e quindi mi sembra doveroso iniziare proprio da lì. Beh, dalla possibilità sempre più concreta, dopo i vari fallimenti delle volte scorse, di arrivare a quello che potrebbe essere il partito dei sindaci, Sindaco Ricci. Beh, come ho detto più volte in questi giorni, il partito dei sindaci c'è già, è il centro-sinistra, perché in questo momento il centro-sinistra, nelle varie forme più politiche, più civiche, rappresenta circa il 70% dei sindaci italiani. E quindi è evidente che noi adesso abbiamo una grande responsabilità politica, che è un po' il lavoro che stiamo facendo, anche con Domenico qua in Sicilia, quello di mettere in rete queste esperienze locali per farle giocare un ruolo nazionale, sia rispetto ai temi dei comuni, ma rispetto anche alla politica nazionale. Del resto noi abbiamo vinto in tutte le circostanze, sia quando magari come nelle ultime tornate amministrative c'è stato un vento più favorevole alle forze riformiste e progressiste, sia nel 2019, quando io e Domenico siamo stati rieletti, contemporaneamente vinceva la Lega alle elezioni europee. Quindi abbiamo dimostrato di essere radicati, popolari e di applicare quel riformismo concreto che oggi serve molto anche per essere credibili a livello nazionale. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo ed è chiaro che non è facile perché ogni sindaco ha la sua personalità, le sue specificità, però riteniamo che in questo momento, lo dico soprattutto ad Enrico Letta, il segretario del nostro partito, questa rete di amministratori locali è la carta più forte che abbiamo da giocarci anche per vincere le prossime sfide. Ma io non credo, però, mi perdoni, che sia solo una questione di ideologia e di identità politica. Cioè, i sindaci hanno dimostrato negli ultimi 20 anni e sempre più anche negli ultimi 10 anni di avere davvero la contezza del territorio che amministrano, ben più dei parlamentari regionali e nazionali. Credo ci sia la necessità di far andare nella stanza dei bottoni quelli che i bottoni li conoscono forse un po' di più rispetto È appunto ai parlamentari. assolutamente così, l'abbiamo visto anche durante la pandemia, in questi mesi così difficili. I sindaci sono in prima linea su tutto e hanno un rapporto popolare, sono il front office della Repubblica Italiana nei territori. Quindi questo è un tema ovviamente generale che riguarda tutte le forze politiche, tanto civismo, perché negli ultimi anni tanti sindaci vengono da esperienze civiche. Però credo che questa organizzazione territoriale sia una carta da giocare soprattutto per le forze riformiste e progressiste, innanzitutto per i numeri, e poi se ci pensiamo è difficile che vengano in mente sindaci importanti nell'alveo del centrodestra, è molto più facile farseli venire in mente nell'alveo del centrosinistra. Quindi il tema dei sindaci è un tema che riguarda tutti, è una credibilità generale. Dopo il Presidente della Repubblica i sindaci sono l'istituzione più credibile nel nostro paese. Però, ripeto, il mio compito almeno è quello di organizzare la parte riformista e progressista per metterla in condizioni di essere utile al proprio schieramento e al tempo stesso al proprio paese. Ma quindi che tipologia di nuovi sindaci dovremmo avere secondo lei? Ma i sindaci di questa era qua sono sindaci che si sono dovuti misurare prima con la spending review, e quindi sono sindaci che hanno il tema della buona gestione maggiormente nelle corde, perché abbiamo dovuto affrontare post crisi economica 2009 una fase davvero difficilissima. Prima il patto di stabilità, poi insomma tutte le difficoltà che i comuni hanno avuto. Poi sono sindaci che si sono forgiati nell'emergenza dalla pandemia e questa a mio parere è una grande
ovviamente non possiamo paragonarla a una guerra, tantomeno alla guerra di liberazione, però comunque è una fase storica traumatica nella quale chi ha fatto l'amministratore in questo momento ha qualcosa in più, perché si è forgiato nella battaglia, come si dice. E dall'altra siamo i sindaci che devono provare a cogliere questa grande opportunità storica che viene dall'Europa legata al PNRR. Mai ci sono state nel nostro paese tante risorse per gli investimenti come ci sono in questo momento, ma sappiamo anche che abbiamo davanti a noi tante incognite. Proprio ieri in una nostra assemblea a Palermo siamo riusciti a abbiamo messo a fuoco i problemi che ci sono, perché c'è anche grande preoccupazione nel non riuscire in tempi brevi a mettere a terra queste risorse. Quindi sono sindaci che rispetto ad altre fasi storiche hanno questa particolarità, e credo appunto per questo che possano dare davvero molto anche alla propria regione e al proprio paese. Sindaco Benuti, beh, c'è questo incontro, si è già tenuto, noi stiamo registrando di pomeriggio, a breve saranno appunto loro in riunione, ovviamente andiamo in onda dopo che la riunione è finita. Questo pomeriggio, cioè venerdì, questo incontro organizzato dal PD della provincia di Trapani a Trapani nella sede della segreteria provinciale per fare il punto e cos'altro? Ma credo che si leghi perfettamente alle cose che sono state dette. Oggi sarà un incontro ovviamente non soltanto di sindaci e amministratori, però si parte dal territorio. Il titolo non a caso parla di futuro sostenibile e di territorio. Sono due temi e due argomenti che vanno avanti e devono andare avanti in parallelo e di pari passo, perché ritengo che ci sia stata un'eccessiva trascuratezza soprattutto nei confronti delle questioni territoriali, di quello che le questioni territoriali hanno in un certo qual modo devono rappresentare nell'agenda politica generale. Di contro, la sostenibilità, spesso e volentieri utilizzata soltanto come un tema legato all'ambiente, riguarda tutto. La sostenibilità riguarda sicuramente la sanità, riguarda la burocrazia, riguarda la politica, il modo e l'approccio, direi, anche alla vita. Allora oggi, se vogliamo intraprendere un cammino che possa dare uno slancio in termini di prospettiva ai territori, bisogna ascoltare i territori, capire quali possono essere le esigenze e poi chiaramente riuscire a tradurle in azioni di carattere più generale. Un po' quello che diceva prima, i sindaci spesso e volentieri sono stati è troppo a lungo relegati a coloro i quali si occupano in senso stretto del proprio territorio, quindi si occupano delle questioni quotidiane, si occupano delle beghe principali con cui hanno a che fare i cittadini, dalla lampadina da sostituire alla buca da tappare, tutte cose fondamentali, ma tutto questo lo si può fare in un modo piuttosto che in un altro modo. Ci si può mettere un indirizzo, piuttosto si può scegliere un indirizzo piuttosto che un altro, e questa è politica, e quindi bisogna che i sindaci si occupino di politica a livello più ampio, più alto. Mentre prima c'era la lamentela, c'è sempre stata, diciamo così, da parte dei cittadini, degli tra virgolette elettori. Ora questa lamentela la avverto, almeno per quanto riguarda il territorio di cui insomma io mi occupo, quindi la Sicilia occidentale, anche nei primi cittadini, cioè lo scollamento e la mancata conoscenza della realtà dove sono stati eletti, tra l'altro, da parte dei parlamentari sia regionali ma soprattutto nazionali. Lì va cambiata la legge, insomma, per l'elezione. Assolutamente sì. Sì, però se ne parla, ma... Se ne parla, ma è molto complicato, perché intanto abbiamo una riduzione di parlamentari e questo crea molta tensione negli attuali parlamentari. E dall'altra c'è l'elezione del Presidente della Repubblica. Io avrei preferito, l'ho detto anche pubblicamente, che questo tema della legge elettorale si affrontasse prima. Invece si è deciso di affrontarlo dopo, con tutte le incognite del post Presidente della Repubblica, del post elezioni. Sicuramente va rafforzato un rapporto col territorio, perché il Rosatellum ha tanti difetti, uno di questi sono i collegi troppo ampi, e con collegi troppo ampi si perde il radicamento dei parlamentari. Io credo che dobbiamo anche togliere di mezzo l'idea che le preferenze siano per forza un meccanismo che crea clientele. La preferenza, la doppia preferenza, uomo-donna, alla fine permette un radicamento vero nei territori, lo vediamo nei consigli comunali, non si capisce perché non può esserci per altri livelli, e purché i collegi anche qui non siano troppo grandi, perché altrimenti diventano campagne elettorali troppo dispendiose, come le elezioni europee. Le elezioni europee c'è la preferenza, ma essendo i collegi molto grandi,
Poi questo incide negativamente, diciamo, nell'organizzazione della campagna, perché diventano campagne troppo costose. Ma se il collegio non è troppo grande, la preferenza, la doppia preferenza uomo-donna non solo garantisce la parità, ma garantisce radicamento. C'è poi un tema, a mio parere, che è il fatto che, a mio parere, la legge elettorale attuale non è in grado di garantire governabilità e rappresentanza. Io penso che la legge più diciamo inerente alla fase politica sia in Italia che in Europa sia un proporzionale con lo sbarramento al 5%. Questo consentirebbe ad ogni forza politica di presentarsi con una propria identità e in qualche modo le alleanze per il governo si costituirebbero dopo, un po' come è successo in Germania. Senza una legge di quel tipo mai ci sarebbe stata un'alleanza tra socialdemocratici, liberali e verdi. E abbiamo visto poi che è una legge la nostra che non garantisce neanche governabilità, perché poi abbiamo votato con il Rosatellum, ma abbiamo avuto due governi, tre adesso con il governo Draghi, completamente diversi in termini di conformazione della maggioranza. È un tema che dovremmo riprendere, credo che sia un tema che potrebbe liberare anche la parte moderata del centrodestra dall'abbraccio, a mio parere, mortale dei sovranisti. In Sicilia ne sappiamo qualcosa, c'è una parte fortemente moderata all'interno del centrodestra che mal vive le posizioni anti-europeiste, le posizioni che strizzano l'occhio ai Novax durante la pandemia. Credo, come ho detto anche in questi giorni, che l'esperienza del governo Draghi stia ridefinendo un nuovo perimetro politico, incardinato soprattutto su due temi: uno è l'europeismo e l'altro è il rigore nell'affrontare l'emergenza del Covid. Questi due elementi hanno nei fatti creato un nuovo perimetro politico tra le forze di governo e non è un caso che tutta quella parte di Forza Italia stia malvolentieri nelle posizioni del centrodestra con Salvini e la Meloni. Questo ragionamento, che ha una valenza nazionale, a mio parere può diventare ancora più interessante in una regione come la Sicilia. Ma fondamentalmente state strizzando l'occhio a Forza Italia, ma credo che lo abbia già fatto il leader di Italia Viva. In Sicilia. Ma io sto facendo un ragionamento diverso, sto dicendo appunto che c'è un nuovo perimetro nazionale che in Sicilia può essere maggiormente costruito per due motivi. Uno, perché ci sono le elezioni, il 2022 sarà un anno elettorale, prima Palermo, poi la Regione. Due, perché in Sicilia ci sono molti movimenti, spesso e volentieri civici, legati di area moderata, diciamo così. C'è molto autonomismo o sedicente, esatto, tale. Esatto, e quindi credo che in Sicilia si possa costruire una cosa del genere. Prendiamo Palermo. Palermo dobbiamo costruire assolutamente un'alleanza larga. Un'alleanza larga che tenga insieme il PD, 5 Stelle, ma anche un pezzo consistente di questo mondo moderato. Ed è il lavoro che si sta provando a fare. Credo che questo valga a maggior ragione per la regione dove c'è un sistema elettorale differente. E credo che qua ci siano le condizioni. Lo stesso Domenico è un amministratore che, pur avendo una provenienza e un'identità molto netta del Partito Democratico, è stato in grado di costruire scenari e alleanze locali molto più vaste. Beh, sembra quasi che vive in Sicilia il sindaco Ricci, ne sa quasi più di noi. Ma è molto attento a quello che accade, poi con piacere ci sentiamo spesso e si condividono anche idee, oltre che magari i percorsi che si fanno. Però quello che dice, tra l'altro, è supportato da almeno altri due elementi. Lui ha citato e accennato che già a partire dalla mia molte amministrazioni hanno fatto un lavoro di questo tipo e si reggono su un'alleanza ampia che guarda ovviamente agli interessi del territorio e che taglia fuori e tende a tagliare fuori gli estremismi, cioè coloro i quali si pongono in modo ovviamente ideologico e spesso pregiudiziale nei confronti anche dell'amministrazione. Ma a questo aggiungo che, se facciamo un passo indietro, in Sicilia già alle regionali passate il centrosinistra, a prescindere poi dai risultati, da quello che è accaduto, dalla fase del governo, ha vinto proprio allargando a un pezzo dell'area moderata, quindi non credo che sia una novità e ritengo che sia peraltro un percorso che vada strutturato anche in prospettiva. L'ho detto più volte qui, dobbiamo cercare di mettere insieme quelle forze che hanno a cuore
il futuro dei territori, il futuro del paese, e che lo hanno a cuore però sul serio, cioè non facendo prevalere le proprie ideologie su quelli che sono provvedimenti importanti. L'abbiamo visto sulla pandemia, come diceva Ricci, lo si può vedere su tanti altri fronti. Ma a tal proposito volevo aggiungere un secondo elemento rispetto alle questioni elettorali. Quando si parla di sistema elettorale, su cui condivido quello che è stato detto e quindi non mi ripeterò, non si capisce per quale motivo alle comunali si vota con le preferenze, alle regionali si vota con le preferenze, poi in Parlamento non si può votare con le preferenze perché c'è un rischio infiltrazioni. Ora noi siamo qui in una terra che sicuramente ha conosciuto e conosce il rischio infiltrazioni più di altri luoghi, ma non mi pare che siano le preferenze a creare questo tipo di problemi. Per cui ritengo che ridare ai cittadini, in un'ottica appunto più ampia di quella che è stata l'idea che il centrosinistra hanno avuto i cittadini, la possibilità di scegliere, di partecipare, coinvolgendo i territori, mettendo insieme le forze politiche appunto responsabili, europeiste e quant'altro, credo che possa davvero dare poi una svolta in termini di risultati, che è quello che noi alla fine dobbiamo perseguire, perché altrimenti la politica rischia di sfilacciare completamente il rapporto con il territorio e con i cittadini, più ancora di quanto non è avvenuto in questi anni. Ma questa presunta quarta repubblica come sta andando? Ma io non credo neanche nella seconda. Per me la repubblica è una, è indivisibile, una repubblica parlamentare fondata sul lavoro. Ecco, io credo in questo. Io vorrei che questi diventassero contenuti, non enunciazioni. È una repubblica che tiene conto delle articolazioni territoriali e le tiene in conto al pari livello, quindi si parla nella Costituzione di regioni e comuni, e allo stesso tempo spesso e volentieri i comuni sono rimasti subalterni rispetto a delle politiche che hanno dato via a un nuovo centralismo regionalistico, diciamo così, che bene non ha fatto. Cioè, credo che i temi vadano declinati in concreto, e quindi bisogna dare un senso alla Repubblica fondata sul lavoro, un senso a quello che sono le articolazioni dello Stato, e così determinati. Domenico Venuti lo conosco un po' di più, ma mi sembra, insomma, di non sbagliare nella definizione di Ricci come sindaco determinato. E i comuni in Italia vivono la gran parte diverse problematiche di natura economica e finanziaria, no? La prima di tutte probabilmente è la continua carente pianta organica, non si riesce ad avere un ufficio tecnico per come si deve, mancano quelli che vanno a potare, manca personale di tutti i tipi, non si possono fare i concorsi, ma non si fanno da troppo tempo. Beh, la prima battaglia che dovreste portare avanti, secondo me, dovrebbe essere proprio quella di dire: ma Stato, allora, facci lavorare. Vuoi che noi siamo il front office, mettici in condizione di avere i dipendenti, trova una soluzione. Tutte quelle paventate non vengono mai poste in essere. Sì, c'è una novità che è legata al PNRR, perché proprio grazie a questa nuova opportunità è ancora più evidente la mancanza di personale, in particolar modo di personale tecnico. Però la novità è un accordo fatto con il governo da parte dell'ANCI per l'assunzione di 15.000 persone per seguire i progetti del Recovery Plan. Stiamo definendo l'accordo stesso, molto probabilmente potranno essere pagate con le risorse del Recovery Plan, a tempo determinato con le risorse del Recovery Plan. Questo ci potrebbe aiutare molto, e siccome il 60%... Sì, ma è un gettone, solo limitato alle questioni... Sì, però il 60% delle risorse va al Sud, significa che la maggior parte di questa assunzione andrà al Sud, oltre quelle, diciamo, ordinarie sulle quali il Ministro Brunetta si è già impegnato. Però al Sud ci sono, soprattutto in Sicilia, dei problemi, diciamo, più strutturati legati ai bilanci, perché molti comuni hanno una riscossione molto bassa delle tasse locali, e diciamo, l'accertamento di queste riscossioni diventa un credito di dubbia esigibilità, e quindi devono essere accantonate delle risorse nel bilancio. Questo sta creando dei problemi enormi a tantissimi comuni siciliani. Tant'è che c'è stata la protesta a Roma, esatto, con la richiesta almeno di decurtare del 50% il fondo da accantonare. C'è un fondo stanziato con un emendamento nella legge di bilancio, che però, al quale va dato continuità. Ieri abbiamo detto nella nostra assemblea, va fatto un patto triennale, quindi un piano di aumento delle riscossioni vero attraverso l'Agenzia delle Entrate dopo il fallimento della società di riscossione, e al tempo stesso però un aiuto triennale
a questi comuni per consentirgli di garantire il bilancio, perché altrimenti rischiano di non garantire i servizi essenziali e di avere ancora meno risorse per quel ma personale. Ma più facile fare il sindaco a Pesaro o fuori dalla Sicilia, secondo lei? Sì, sicuramente sì. Perché? È sempre complicato. Beh, io ad esempio mi sono trovato, abbiamo un bilancio virtuoso, me lo sono trovato già prima e a maggior ragione in questi 7 anni abbiamo mantenuto questo elemento di virtuosismo. Però insomma, mi confrontavo ieri con Domenico, il suo comune è uno dei comuni che riscuote di più in Sicilia e riscuote intorno al 50%, mi dicevi, vero? Circa il 60%. Sì. Circa il 60%. Il mio comune riscuote l'85%, storicamente riscuote l'85%, 80-85%. E quindi è chiaro che avere ad esempio una fedeltà fiscale maggiore aiuta a governare meglio. Già questo è un elemento, diciamo, storico di differenza. Poi è chiaro che fare il sindaco è complicato ovunque, da Bolzano fino a Trapani, per i motivi che abbiamo detto prima, però è chiaro che ci sono realtà storicamente più difficili da gestire e non dimentichiamoci che qua in questa terra i sindaci sono anche in prima linea rispetto alla criminalità, sono in prima linea per la legalità. È vero che ormai i fenomeni criminali o legati alle mafie sono ovunque, 2 anni fa nel mio territorio c'è stato l'omicidio di Natale di un 'ndranghetista proprio a 2 passi da casa mia, quindi ormai sappiamo che ci sono fenomeni che non hanno più confini, però sappiamo che anche qua c'è una battaglia storica che si fa in prima linea, cioè quanti sindaci abbiamo con la scorta, quanti sindaci abbiamo che mettono a repentaglio la propria vita o la propria libertà della propria famiglia dalla mattina alla sera, quindi come dire, fare l'amministratore in realtà come queste è sicuramente molto... E anche per questo che si sta pensando di aumentare, diciamo, rimpinguare l'emolumento dei sindaci e degli amministratori locali dopo i vari decurtamenti? Ma credo che questo prescinda da qualunque principio di partenza, perché il principio su cui si fondava quella norma era che evidentemente quello del sindaco fosse un'attività non considerata, parliamoci chiaro. Una specie di è hobby. Ovvio, ed è chiaro che la politica non è un lavoro in termini tradizionali del termine, ma è chiaro allo stesso tempo che quando tu ti dedichi ad una comunità tutti i giorni della tua vita e trascuri tutto il resto, di fatto devi pure poter campare la famiglia, come si dice dalle nostre parti. Allora tenere questo lontano dalla considerazione del legislatore è uno di quegli elementi che ci riporta al ragionamento iniziale, il distacco e la distanza dai territori, cioè queste forme di populismo sui tagli che abbiamo cavalcato tutti in termini di forze politiche alla fine un certo momento in questo paese, e per fortuna adesso c'è un'inversione di tendenza che va assolutamente alimentata, hanno mortificato ruoli, hanno dato come dire, segnali anche di delegittimazione nei confronti delle istituzioni, sono stati parte di una narrazione che non è vera e non è sempre vera, bisogna perseguire gli illeciti, bisogna mettere in galera i delinquenti, siano dei sindaci o piuttosto che dei comuni cittadini, ma non si può assolutamente ridurre anche riconducendo a meccanismi di corruttela piuttosto che di malcostume vario, cioè ridurre l'indennità dei sindaci dicendo che tanto chi vuole fare il sindaco lo deve fare a prescindere da tutto questo, perché il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi, che in Sicilia alle ultime tornate elettorali nei piccoli comuni non si trovano più candidati, nessuno vuole fare il candidato. Ovviamente oltre a questo c'è anche il tema non soltanto quindi degli emolumenti, la Severino, le responsabilità che riguardano un reato molto molto fumoso qual è quello dell'abuso d'ufficio, cioè dove può rientrare tutto e il contrario di tutto, e quindi il 90% tutto viene ribaltato già in primo grado stesso, o quando si viene condannati in primo grado al 90% viene ribaltato in secondo grado. Allora tutto questo deve far parte di un pacchetto generale, certo, che ritorni a dare dignità alle istituzioni che i sindaci rappresentano, ai territori che i sindaci rappresentano. Va bene, andiamo verso la chiusura. Domanda provocatoria: a Cuffaro che cosa facciamo fare? Non lo so. In questo giro verso i moderati. Non ho avuto modo di conoscerlo. Sta provando, insomma, a rimettere in piedi. Ieri però abbiamo avuto un confronto con il nostro capogruppo in consiglio regionale, diciamo che la strategia che abbiamo illustrato mi pare abbastanza condivisa dal gruppo dirigente del Partito Democratico, e insomma, bisogna lavorare un po' un pezzo alla volta, partendo da Palermo, che viene prima, però con questa filosofia. Non possiamo
avere scorciatoie, pensare di andare da soli, pensare di fare cose che non hanno senso. Dobbiamo cercare, l'hanno dimostrato le ultime amministrative, di costruire un fronte largo. In questa regione dobbiamo avere un'attenzione particolare rispetto alla parte moderata che è determinante Quindi e che fondamentalmente la sinistra non c'è più. la sinistra è il Partito Democratico, è il Partito Democratico e sono altre forze minori intorno al Partito Democratico, però in Italia in questo momento la sinistra è il Partito Democratico. E poi uno può criticarci o meno, sicuramente abbiamo tanti difetti, ma la storia della sinistra italiana in questo momento vive nel Partito Democratico. E il fatto che siamo tornati, almeno nei sondaggi, il primo partito nazionale e il fatto che le ultime elezioni amministrative il Partito Democratico è stato al perno di una coalizione che ha stravinto le amministrative, ci fa ben sperare per il futuro. Si riparte quindi dall'alleanza ormai assodatissima quasi con i 5 Stelle. Si sta costruendo assolutamente, quasi, diciamo, il quasi da sottolineare, nella misura in cui è un percorso faticoso, ovviamente è un percorso faticoso perché si viene da anni di contrapposizione e anche di transizione di un movimento che è partito su posizioni chiaramente per me non condivisibili, proprio in termini dei temi di cui anche parlavamo prima, quindi comunque per un approccio populista e spesso pregiudiziale nei confronti della realtà, e questo non va mai bene, ma devo dire che ci sono stati dei passi avanti importanti. Adesso calarli sui territori crea qualche difficoltà indubbiamente, perché si discute, ma poi dove ci sono, guarda caso, gli uscenti e vale ed è valso per Alcamo, faccio due esempi concreti, il Partito Democratico ha avuto difficoltà a sostenere l'uscente dei 5 Stelle, adesso la stessa questione si sta sviluppando ad Erice, dopo aver tentato un incontro al quale ho partecipato anche io di mettere insieme le due forze. Io credo però che questo sia un errore, perché anche quello che abbiamo vissuto ad Alcamo dà il senso di come questa alleanza viene anche percepita positivamente dai cittadini, per cui l'invito è davvero a guardare con grande attenzione a quello che può accadere in maniera concreta, senza pregiudizi, se queste due forze si uniscono, ovvero a iniziare a dare un segno chiaro di un fronte progressista, che non vuol dire che poi la sinistra non esiste, mi ricollego a quello che diceva prima, ma che deve non peccare di autoreferenzialità come spesso è accaduto a sinistra. Quindi è una sinistra che si apre, è una sinistra che non si chiude a riccio, che non pensa di avere tutte le verità al proprio interno, ma che si apre al confronto e che cerca, ovviamente, nella parte moderata e compatibile rispetto ai temi più importanti, o meglio, da quelli più importanti a quelli più spiccioli, semplici, apparentemente, come dire, quelli della quotidianità, ma che tutto questo si leghi con un percorso che però deve creare e vedere questo nucleo crearsi e rafforzarsi, e credo che Erice possa essere un'occasione, e invito davvero da questo punto di vista tutti a fare uno sforzo, ciascuno dalla propria parte, per arrivare ad una soluzione di questo tipo, che a mio avviso risulterebbe anche dirompente, sì, dal punto di vista elettorale, ma soprattutto forte dal punto di vista politico. Grazie, due sindaci ancora più in prima linea e sempre più al fronte, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, nonché coordinatore dei sindaci del Partito Democratico e presidente di ALI. Non abbiamo parlato di ALI, lo faremo più in là, magari anche con un collegamento, diciamo, online. E grazie al sindaco di Salemi, Domenico Venuti, che è anche il segretario provinciale del Partito Democratico della provincia di Trapani. È stato un Grazie a piacere. voi. Piacere mio, grazie a voi. Buon lavoro, non cambiate canale perché c'è la seconda parte con un personaggio molto conosciuto nel territorio. Parliamo del dottor Gino Delio, che è poliziotto, funzionario comunale. Viene adesso da un anno di comandante della Polizia Municipale a Favignana. Ci racconta tante cose. Tra poco.